Guardi, Ecco, io, la lei è lei un sembra santone normale. della sinistra, poi secondo me il No, suo ma la mia sinistra difetto parla è con che tanto pensa volume. troppo autonomamente, cioè è Sì. un uomo di sinistra, anch'io sono Sì. un uomo di sinistra, non è Sì. che non abbiamo problemi, però alla fine lei, parliamo di lei, Dai. lei c'è, secondo me è troppo autonomo, troppo freak, Sì. troppo fuori dal meccanismo mentale, partitico e burocratico della sinistra, Perché io credo corretto? che sì, perché io credo che la televisione abbia delle sue regole che sono molto, diciamo, contrarie alle regole che sono quelle della politica, del gioco politico, delle politichese. Io le dimostrazioni, ricordo solamente una cosa, tutti mi hanno accusato quando ci fu l'ultima fase di Rai 2 di aver fatto il gioco della sinistra. Sì, un po' l'ho Io, accusata anch'io bravissimo, nel mio allora io le posso libro. giurare, siccome qui è l'occasione, poi il net è la cosa migliore, per cui qui è Live. proprio la voce della verità, è una psicanalisi questa qua. Le garantisco che quando ci fu una svolta molto importante nella TV italiana, che secondo me è stata veramente una frattura molto importante, è stato l'inverno, l'autunno-inverno del 2000, quando apparve sugli schermi di Canale 5 il Grande Fratello. Fu un cambiamento di segno. Allora, di fronte al Grande Fratello c'era un solo modo, la RAI, per potersi in qualche modo controprogrammare, fare una TV volta invece alla realtà, non volta naturalmente Ma verso lei lo l'aveva già psicodramma. fatta. Esattamente, e quindi chiaramente si fu una contrapposizione di proprio di contenuti, cioè io parlo, ci fu Luttazzi, era l'opposto del Grande Fratello, cioè Luttazzi, programmi comici, le satire, la Sì, però Dandini. dottore, questo è vero. Intanto lei ha scovato talenti che ha la RAI è da Ecco, anni che non ma si fa più. quindi anche lei che mi accusò, Sì, esatto. ma che poi invece è bello queste cose perché bisogna mettere un po' di pepe nelle interviste, non farle piatte, eccetera. Ecco, invece, secondo me, io ve lo giuro, io non feci nessuna riunione Zaccaria, ma non chi ci, ma veramente, ma su, c'era ma allora? no, D'Alema, non da perso il filo. Celli, no, Celli se io ne se andò. ne andò, io feci proprio una controprogrammazione di contenuti rispetto a una TV che scopriva naturalmente il psicodramma show, cioè l'interazione psicologica, eccetera. Certo. Quindi fece una cosa apposta. Naturalmente la fece con molto cinismo, perché? Perché nel momento c'erano due grandi problemi. Le spiego una cosa proprio televisiva. Da una parte c'era che la TV scopriva un nuovo supergenere, che era il reality. Dall'altra parte c'erano le elezioni, quindi c'erano due agende che si contrapponevano. Io ho praticato la due agenda setting, l'agenda setting della televisione che diceva guarda qui tutto ormai tutto è reality e stava in qualche modo aprendosi, e dall'altra parte l'agenda della televisione, della politica e delle elezioni politiche, per cui del dibattito, per cui dello scontro, Certo, si introduce e fa per cui cortocircuito. ho Ma io non la sto contrapposto, ma quindi colpevolizzando. Klaus, Veniamo a un quindi, punto quindi, politico. Veniamo a un punto politico, bene, direttore. Allora, lei ha avuto il più grosso complimento, secondo sì. me, da Luca Ricolfi nel suo libro sulle elezioni. Luca Ricolfi, e io attacco anche Ricolfi su questo, però Ricolfi ha qualche numero, diciamo, più di Purtroppo. me. Allora, Ricolfi dice che questo signore, con la sua programmazione, ha fatto una cosa, ha evitato la catastrofe della sinistra nel 2001, nel senso che involontariamente, non dice che lei politicamente ci sia messo lì, lui Ecco. dice un'altra cosa, dice che la Rai 2 di Freccero ha alla fine ha contribuito a Sei assottigliare bravo. l'argine, no, andiamo al punto. Sì. E Ricolfi dice, non è che Freccero si è messo lì a fare politica, è che il risultato è stato Bravo, quello. ma però, Diciamo, ecco, facciamo però, un outing. ecco, però se mi rivolgo a chi usa, chi viene con l'intervista, Sì. le sto a spiegare, mi rivolgo a voi, cioè, ho contrapposto in qualche modo a questo supergenere che stava apparendo un altro genere, che è quello del dibattito, della Certo. satira, perché chiaramente, attenzione, era il momento più alto del berlusconismo, Sì, ma ha quindi, ragione o no, Freccero? Dai, diciamoci le cose. ma lo fa. Scusi, Ricolfi, aveva Ma l'ho ragione. fatto, ma non per motivi di carattere, cioè elettoralistici, è motivi televisivi. Oh, è qui che ci scontriamo con lei sempre. L'ho fatto per motivi televisivi, la capisce? Non Cioè, c'era nessun ma no, lo calcolo. giuro! Ma Ok. infatti a me piace finalmente questa psicanalisi, dopo tanti anni, chiariamo un problema con Klaus, che torno a ripeterlo, perché qui è l'occasione che vale già tutta l'intervista questa cosa, per me. Questo è fatto per motivi televisivi, ma lo giuro Klaus, Vabbè, ma sì, non è, lei, lo ma prendo. nel senso che torno a ripetere, lei quando, lei,
Ma lo sa meglio, ma poi lei fa il suo questo lavoro. Ognuno fa il nostro suo. Ma lei fa questo lavoro. Lei cosa fa? Contrappone. Qui si quando, può sì, tranquillamente. Sì, quando lei, ma, sì, sì, sì. Sì, prego, un po' di caffè ci voleva, perché il veleno mi stava dando, quindi io cerco di farlo digerire. Cioè, quando, mi scusi tanto, Klaus, quando lei naturalmente fa la strategia per una un'azienda, per un'azienda, un'azienda eccetera, certo. Lei cosa fa? Guarda lo scenario competitivo. Non c'è dubbio, i concorrenti. E naturalmente colloca la di. Ma scusi, che male c'è a dire che lei ha fatto politica? Perché non è. Perché non è ho, vero. Ma okay. Perché se l'avessi fatto politica, posso dire, avrei fatto in qualche modo non alcuni programmi di. Avrei non fatto assolutamente non Luttazzi. Okay. Avrei fatto, non mi sembra. Noi abbiamo fatto la cosa anche di Santoro, ma Santoro. È andato avanti anzi dietro a questa agenda che avevo creato io in qualche modo per cui le garantisco che non c'è mai stato credo che Santoro... un punto di vista partitico questo è molto importante, lo torno a ripetere perché lo dico con molta ed è molto importante questo fatto, è lo scenario competitivo. Senta, che determina le nostre scelte, chiaro? No, okay. Ben chiarito? È chiarito, un coming out importante.